trattarvi bene e quindi cercherò di sforzarmi per questo. Grazie a Dio per la sua parola, perché Dio è colui che tratta bene la nostra vita. E soprattutto il messaggio di oggi è una rassicurazione da parte di Dio per quanto riguarda la nostra vita, perché vedete, ci sono momenti nei quali, come questi, possiamo avere il pensiero di tutti, no? Sapere che tutti ti hanno pensato è una cosa bella, gratificante. Poi, però, per tutti quanti noi, chi di più e chi di meno, arriva a volte un po' un momento nel quale uno si sente un po' solo, no? E sembra che nessuno ci pensi, no? Nessuno si ricordi di noi. Nessuno sta pensando a noi, e specialmente quando poi questa condizione scaturisce da alcuni errori nostri, quando noi sbagliamo, quindi abbiamo un senso di autogiustizia più basso e di conseguenza ci sentiamo ancora più colpevoli. Questo a volte ci crea delle difficoltà e insomma ci fa dei problemi dentro. E penso che questa mattina il Signore vuole aiutarci a uscire da queste situazioni. E soprattutto con questa rassicurazione, vedete, Dio ti pensa, Dio ti pensa, Dio sta pensando a te, ecco, Dio sta pensando a te, e Dio ti pensa sempre, qualunque sia la condizione della tua vita, qualunque siano i fatti che tu stesso hai provocato, Dio ti pensa, e questo deve metterti in una disposizione di cuore verso Dio e verso la sua parola, di una immediata serenità, un'immediata serenità, anche se c'è qualche confusione nella tua vita, anche se c'è qualche situazione, qualcosa che è successo. Faccio un esempio, leggo questi passi così per aiutarvi nella comprensione di questo. In Geremia 29 ci sono queste parole che sono diventate così famose che noi le citiamo anche spesso. Fanno parte proprio del nostro bagaglio, risorse che Dio ci ha dato per poterci incoraggiare anche nei momenti più difficili. Queste parole dove il Signore dice: io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Ora, queste parole rivolte a una chiesa così come siamo noi adesso hanno un significato e creano anche delle aspettative, per cui quando questa parola è letta, insomma, ognuno legge queste cose, insomma, comincio a sentirmi meglio, mi sento rincuorato e quindi sto in una situazione nella quale queste parole possono fare un effetto nella vita mia. Ma uno dei principali metodi per capire e comprendere la parola di Dio è andare a capire che cosa significava il contesto di allora. E il contesto di allora non trovava Geremia una chiesa così ben disposta, che gli hanno fatto anche il regalo. Ma Geremia invece, innanzitutto Geremia è a Gerusalemme, quando lui scrive questa lettera che è nel capitolo 29, è successa una cosa, il popolo, sapete, il popolo ha avuto sempre un po' di problemi e di difficoltà nel mantenere la consacrazione. Allora il popolo si è cominciato a rivolgere all'idolatria, ha incominciato ad apostatare, Dio non era più cercato, sono cominciati a nascere falsi profeti tra il popolo, i quali promettevano prosperità, successo, tutte queste cose, e il popolo si allontanava da Dio. E allora Dio nel 605 a.C. mandò i babilonesi alla porta della città, i quali, dopo qualche scaramuccia, presero persone più rappresentative, tra i quali anche il grande Daniele, e se li portarono in Babilonia. Ora, questo fatto è un fatto che scosse gli ebrei, i quali erano convinti che allora non sarebbe mai potuto succedere una cosa del genere, che arrivavano gli assiri nella città di Dio, in Gerusalemme, prendevano gli ebrei e se li deportavano. E quindi una parte però, e un'altra parte è rimasta a Gerusalemme, ma il popolo comunque, pur avendo visto questo castigo iniziale, continuava nell'idolatria, nell'apostasia, continuava a non consultare Dio e si ostinava nelle sue vie malvagie. E allora nel 597 avvenne, quindi qualche anno dopo, che di nuovo arrivarono i babilonesi alla porta della città
E questa volta, nel 596, se ne presero un po' di più, deportarono migliaia di persone in Babilonia. E Geremia 29 viene scritto nel 594, quindi erano già 2 o 3 anni che questi erano in cattività. Nel frattempo erano arrivati dei profeti come Anania, il quale diceva: non vi preoccupate, fra 2 anni è tutto finito, torniamo a Gerusalemme. Ma arriva la lettera di Geremia, la quale dice: guardate che per 70 anni non se ne parla. 70 anni voi rimarrete in Babilonia, però la lettera era così: voi datevi da fare in questa città. Disse: comprate delle case, sposatevi, prendete mogli, abbiate dei figli, insomma siate una benedizione in questa città. Disse pure: cercate il bene di Babilonia, perché dal bene di Babilonia dipende anche il vostro bene. E poi arrivano, poi disse anche: non date retta alle profezie false che dicono immediatamente voi avrete successo, ma piuttosto siate perseveranti e pazienti. E poi Dio dice queste parole. Vedete, queste parole, senza capire il contesto, dove stanno queste persone e che cosa è successo, avrebbe soltanto un effetto mieloso per la nostra vita, ma la parola di Dio non ha questa missione, ma ha la missione di formare la nostra vita, di trasformare i nostri cuori. Quindi innanzitutto queste persone erano in Babilonia a causa dei loro errori. Erano in Babilonia a causa della loro idolatria, erano in Babilonia perché non pregavano più Dio. Perché Dio dice: voi tornerete a cercarmi? Perché non lo stanno cercando più. Perché il Signore dice: voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi potrò esaudire. E poi soprattutto dice: voi mi cercherete, mi troverete e lo farete come mai l'avete fatto. Cioè, in che modo, Signore? Con tutto il vostro cuore. Vedete, noi non riusciamo a capire perché a volte abbiamo i periodi di Babilonia, ma sappiamo che quando usciamo da Babilonia noi usciamo con una passione per Dio, ci entriamo con una freddezza nel cuore verso Dio, entriamo in Babilonia con l'apostasia, con la tiepidezza letale, con il gelo spirituale nei nostri cuori, ma ne usciamo poi con la passione per Dio. Voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore, cioè mi amerete. E questa è la condizione nella quale Dio ci mette. Ora, quindi, noi dobbiamo in qualche modo identificarci in questo. Vedete, purtroppo questa lettera di Geremia neanche valse a far cambiare idea a tutti quanti, perché quelli che erano poi rimasti in Gerusalemme nel 605 parteciparono alla terza e ultima deportazione. Quindi in queste 3 fasi, in questi 3 periodi, vediamo la disciplina di Dio, vediamo l'intervento di Dio, ma vediamo che Dio, pur castigando questo popolo, gli manda un messaggio di speranza e di amore. In poche parole, Dio gli sta dicendo: come ti ho benedetto a Gerusalemme, ti benedirò anche in Babilonia. Come sono stato con te in Gerusalemme, io sarò con te anche in Babilonia. Cercate il Signore con tutto il cuore. Perché arrivò questa lettera? Perché la gente ormai incominciava a disperare. Vedete, a volte noi siamo un po' come questi ebrei, crediamo che delle cose mai ci possono succedere. Gli ebrei erano convinti che mai qualcuno avrebbe potuto violare la terra santa, mai nessuno avrebbe potuto entrare in Gerusalemme e soprattutto mai il Tempio poteva essere contaminato, poteva essere distrutto. Essi pensavano che questa cosa era una cosa che mai sarebbe successa. Infatti dicevano: noi abbiamo il Tempio, abbiamo il Tempio, abbiamo il Tempio. Ma pure questo è successo. A volte ci succedono cose che mai abbiamo potuto che potessero succedere alla nostra vita. Perché quando ci allontaniamo dal Signore, quando noi non curiamo la nostra relazione con Lui, a volte ci succedono cose che noi pensiamo impossibili, avevamo pensato impossibili. Però poi l'altro problema è che quando noi stiamo in Babilonia, incominciamo a sviluppare una mentalità così perdente, così da sconfitti, che rifiutiamo di credere che Dio ci promette che usciremo da quella situazione. Quindi a volte non crediamo che delle cose ci possano succedere e dopo non crediamo che Dio ci può portare fuori da quella situazione. Ora Dio ti vuole portare fuori da qualunque situazione di Babilonia, cioè di confusione, nella quale tu ti trovi.
Dio vuole prendersi cura di te, egli lo ha sempre fatto, ma Dio vuole che tu prenda possesso di questa verità, perché egli ti dice: dei fatti non cambieranno subito, ma sappi che in questi fatti io ti sono vicino. Sappi che nella prova tu non sarai mai solo, io starò vicino a te, anche quando sembra che tutto ti va contro, io ti sarò vicino, dice il Signore. Questo è quello che il Signore sta dicendo al suo popolo e lo sta incoraggiando in questo modo. Ora, come queste persone, questi giudei in deportazione, noi dobbiamo capire che le cose non avvengono mai all'improvviso. Non è che dalla sera alla mattina sono arrivati i babilonesi. I babilonesi non sono arrivati per la loro astuzia, per il loro desiderio, per la loro ambizione, la sete di potere o di espansione. I babilonesi sono arrivati perché Dio lo ha stabilito. Ma Dio ha stabilito questo perché era l'unico modo affinché il suo popolo tornasse a Lui. Ci sono cose che ci succedono nella vita e noi diciamo: perché improvvisamente mi è successo questo? Non succede niente all'improvviso. Ci sono dei fatti, delle condizioni, delle situazioni che hanno preceduto la nostra relazione con Dio, in qualche modo si è contaminata, si è affievolita e noi non abbiamo più cercato il Signore, la nostra vita di preghiera scompare, la nostra passione per Dio viene a mancare e conserviamo un'attitudine religiosa, così razionale, intellettuale nei confronti di Dio, sappiamo di Dio ma non sperimentiamo la presenza e non abbiamo una passione nel cuore per Dio, perché quando abbiamo questa passione nel cuore per Dio, la nostra vita fa la differenza e tutti quanti e noi stessi riconosciamo che siamo vicino al Signore. Quando questo non c'è, ce ne accorgiamo noi e se ne accorgono anche altri. La passione per Dio è una cosa che non si può nascondere. Allora, questi fatti non sono capitati all'improvviso, ma attraverso una lenta e irreversibile apostasia. Ricordatevi di quando è scritto, ad esempio, di Lot, è scritto che man mano egli piantava le sue tende fino a Sodoma. Se qualcuno gli avesse detto: Lot, ma tu vai a abitare in quel paese dei peccatori? Io quando mai? Mai porterò la mia famiglia lì. Ma gli avvenne quello che lui mai aveva pensato che potesse avvenire. Man mano egli piantava le tende fino a Sodoma, fino a trovarsi in quella città, fino a trovarsi a soffrire per le situazioni di quella città e a pagarne poi le amare conseguenze che lui ha pagato. Ci sono fatti nella nostra vita che non avvengono all'improvviso, ma ci sono delle cose che precedono. E allora Dio deve aiutarci a riflettere. Ecco, noi delle cose le dobbiamo riflettere sulla nostra vita, le dobbiamo riflettere nella presenza di Dio per dire: Signore, perché mi sta succedendo questo? Signore, che cosa sta avvenendo nella vita mia? Perché mi trovo nella confusione? Perché mi trovo in Babilonia? Signore, qual è l'errore che ho fatto? Il Signore istruì il popolo, gli disse i motivi, gli fece capire qual era questa situazione. Allora, anche molte volte noi ci troviamo dei fatti che succedono alla vita nostra, abbiamo problemi di ogni tipo e la nostra Babilonia è quella che era la Babilonia per queste persone, cioè le pressioni, le forzature, i limiti. Essi non potevano fare quello che volevano perché erano in cattività, essi avevano un dominio sulla loro vita di persone crudeli. I babilonesi erano feroci, più feroci di loro saranno gli assiri, ma i babilonesi erano crudeli. E quindi a volte ci succede che noi abbiamo delle pressioni sulla nostra vita, che improvvisamente noi subiamo delle cose. Subiamo queste cose sul lavoro, nelle scuole, nelle famiglie. Possiamo cominciare a subire delle pressioni sulla nostra vita e diciamo: ma perché io non devo essere una persona libera? Perché io non devo avere delle possibilità nella vita mia? Perché mi devono capitare queste cose? Come può un babilonese avere dominio su un figliuolo di Dio? Ed esistono anche qui teologie di liberazione, no? Per dire come noi possiamo sfuggire al gioco dei babilonesi, ma in realtà Dio gli sta dicendo a questi uomini: sono io che vi ho messo in questa condizione, sono io. Ed è difficile pensare che Dio è colui che ci limita,
È difficile pensare che Dio è colui che permette che delle cose succedano nella nostra vita e che sono così spiacevoli. E a volte noi diciamo, ma questo è il progetto di Dio per la vita mia? Dio mi ha destinato ad essere preso e deportato in un paese sotto la schiavitù di uomini atei, di uomini idolatri. Per quale motivo, Signore, succede tutto questo? I nostri perché cominciano a diventare tuonanti e arrivano al trono di Dio. Il trono di Dio non è reso vibrante dalle preghiere, ma è reso vibrante dai perché che salgono al cielo, le domande con le quali vogliamo scuotere Dio dicendo ma com'è possibile che tu mi stai pensando? Com'è possibile che tu pensi a me se mi succede tutto questo? È sicuramente una tua distrazione, un tuo abbandono, un tuo rigetto, tu non mi pensi più. Un poco come fanno i fidanzatini, no? Quando succede qualcosa tu non mi pensi più, non mi pensi abbastanza. E così tante volte il nostro grido a Dio è un grido che denota, non lo diciamo chiaramente a Dio perché abbiamo un certo riguardo, ma nei fatti noi stiamo significando questo, noi stiamo dicendo questo. E allora le loro convinzioni vengono frustrate, la loro fede comincia a vacillare e questi si trovano nelle difficoltà. Ora comprendi che c'è un'origine in tutto questo. Quando ci succedono le restrizioni, quando siamo limitati, quando non possiamo fare quello che vogliamo, noi cominciamo a vedere negli uomini, quelli che sono gli autori della nostra prigionia, vediamo gli uomini che sono l'impedimento per quella che è la possibilità che noi abbiamo, l'opportunità negata e la libertà violata. E cominciamo logicamente a guardare gli uomini e potremmo fare un'analisi sui babilonesi, sulla loro vita, sulle loro tecniche psicologiche, la loro ferocia per quanto riguarda la crudeltà. Ma Dio disse: io vi ho fatto portare in cattività. C'è un progetto di Dio sulla tua vita, sia quando lo capisci che quando non lo capisci, sia quando ti piace che quando non ti piace. In poche parole voglio dirti che la situazione nella quale tu stai adesso è permessa da Dio. Può sembrarti molto strano, ma è permessa da Dio. Signore, ma io ho fatto delle cose, sì, per questo stai in Babilonia. Dio non ha perso il controllo della tua vita, Dio è colui che tiene la tua vita nelle sue mani, Dio si prende cura di te e Dio vuole farti capire che devi spostare gli occhi dagli uomini e devi cominciare a domandare a Dio i motivi. Giona capì questo e disse: ma non sono i marinai che mi hanno buttato nel mare, ma Dio ha permesso che io venissi gettato fuori. Non sono gli uomini. Giuseppe capì che non erano i fratelli che l'avevano spinto in Egitto, ma che era Dio al di sopra di questo piano, ma anche quello che erano poi i problemi nella vita di questi suoi fratelli. Non guardare agli uomini come coloro che ti limitano, ma guarda Dio, perché Dio ti ha condotto in Babilonia. Dio ti ha messo in una condizione dove tu non puoi fare quello che vorresti fare, dove tu non puoi essere ciò che tu vorresti essere. Dio ha degli scopi per la tua vita. C'è una scuola di Dio che non può essere letta, capita, non può essere spiegata da altri. È una scuola che fa parte della nostra vita, sulla nostra pelle. E attraverso la sua parola Dio ci dà delle intuizioni, ma poi ci farà fare delle esperienze personali affinché tutto questo che è scritto diventi realtà, ma soprattutto diventi una realtà personale per la nostra vita. Nessuno può trasferire ad altri quelle che sono le proprie esperienze. Quindi se tu vuoi uscire da Babilonia e se tu vuoi sentirti lusingato stamattina dall'amore di Dio, dal pensiero di Dio, non attribuire a nessun uomo la causa dei tuoi mali, anche perché la maggior parte della causa dei nostri mali c'è un uomo che li commette, noi stessi. Quello è l'uomo che ci crea i problemi, noi stessi. Questa è una verità che molte volte siamo chiamati a realizzare o a elaborare, a ponderare. Ci vuole un tempo per capire questo, ci vuole un tempo, perché la cosa più immediata è vedere nelle persone attorno quelli che limitano la nostra vita, ma è il nostro io, è il nostro noi stessi che ci creiamo queste difficoltà. In poche parole, il babilonese siamo noi,
Siamo noi stessi, il babilonese è il nostro io che vive dentro di noi. In più, quello che dobbiamo capire è che noi non ci possiamo beffare di Dio. Per cui quando noi abbiamo una vita come l'avevano queste persone, prima o poi Dio ci chiama a pagare non per la punizione, ma per la formazione. Giudei, non c'è altro modo di redimervi se non quello di portarvi in Babilonia. Ma non bastava i profeti, e quanti ve ne dovevo mandare? E quanti profeti Dio ha mandato a Giuda? E quanti profeti Dio ha mandato a Israele? Ma che cosa ne hanno fatto dei profeti? Sono stati derisi, presi in giro, torturati, uccisi, umiliati. Insomma, anche quelli lì che avevano più successo, come Ezechiele, che era un abile predicatore, un giorno Dio disse a Ezechiele: per favore, stai un po' zitto. Ma come, Signore? No, questi qui vengono per sentire la canzone. Ormai hanno imparato la canzone. I profeti di Dio, chi venivano troppo esaltati ma non ubbiditi, chi venivano troppo disprezzati ma non ubbiditi, in poche parole c'è stata una reazione. La parola di Dio non aveva più nessun valore per queste persone, non era più stimata, accettata, e dove Dio ha detto non c'è altro modo che la via di Babilonia per redimere il popolo mio. E allora quando noi in qualche modo resistiamo alla parola di Dio, ci opponiamo al consiglio, alla correzione, all'indicazione da parte di Dio, a volte non ci rimane altro che la via di Babilonia, ma sta di buon cuore, perché Dio non vede questo come la tua fine, ma Dio vede questo come una tappa necessaria per formare la tua vita e per poterti restituire la passione nel cuore, affinché tu possa ristabilire la relazione più importante, che è la relazione con Dio, la relazione col Signore, affinché ci sia di nuovo una passione, un fuoco nel tuo cuore verso il Signore. E allora questi che prima erano convinti di non perdere, adesso sono convinti che non possono uscire da quella situazione. Vedete, noi abbiamo sempre degli squilibri e degli eccessi. Prima pensiamo che non ci può succedere, e quando ci succede diciamo: adesso non me ne esco più da questa situazione. No, la parola di Dio oggi non è per condannarti, ma per dirti: Dio ti dice, figlio mio, figlia mia, io sto pensando a te, sto pensando al meglio per la vita tua, sto pensando a come portarti fuori da questo, però voglio educarti a non avere delle false speranze. Voglio educarti a non credere profeti di successo che ti dicono: fra poco tutto finisce, come se fosse una cosa così immediata. No, Dio deve formare la tua vita, e la tua resistenza determinerà il tempo. Se tu sei così docile e sei un'argilla così malleabile, subito Dio ti porterà fuori da questa situazione. Se opporrai una resistenza maggiore, Dio dovrà lasciarti ancora un tempo in Babilonia. Fino a quando tu non capirai e non ti lascerai formare da Dio per capire i suoi progetti per la vita tua. Queste persone avevano grandi problemi, e quando ci sono i grandi problemi ci sono le grandi illusioni. Le grandi illusioni. Ora, perché questa gente diceva: fra 2 anni voi avrete liberazione? Perché questo è quello che la gente sperava. Quando ci stanno i grandi problemi, la gente si aggrappa a tutto, e se qualcuno gli promette una promessa più breve, più immediata, dice: scelgo questo, fra i 70 anni e i 2 anni, tu che cosa scegli? La differenza però non è nel numero degli anni, ma è che i 2 anni non sono da Dio e i 70 anni sono da Dio. La profezia non è quella che ci piace, ma quello che Dio ci dice. La parola di Dio non è quella che noi gustiamo, ma quello che Dio ha stabilito che noi possiamo ascoltare e ricevere nella nostra vita. Ora, voglio farti una domanda. Nei tuoi problemi, cosa pensi di Dio? Cosa pensi di Dio? E devi trovare una verità in questo, non un luogo comune e non un'espressione religiosa. Devi approfondire questo. Nei tuoi problemi, quando i fatti ti vanno male, quando la situazione precipita, cosa pensi tu di Dio? E cosa pensi che Dio sta pensando di te? Ecco, quando noi abbiamo difficoltà, come ci è successo anche la testimonianza che abbiamo ascoltato, noi abbiamo verso Dio molte volte un'attitudine che non è proprio buona. Lo reputiamo tante volte anche come la causa dei nostri mali, almeno come colui che ha permesso, non ha fermato il male verso di noi, e diciamo: Signore, tu dove sei? Dio sta dicendo: io sono con te in Babilonia.
Quando tu piangi, io piango assieme a te. Quando tu soffri, io soffro assieme a te. Quando un tuo figlio naturale soffre, come ti senti tu? Quando un tuo figlio naturale è umiliato nella scuola, sul lavoro, come ti senti tu? Vorresti essere tu al posto suo, per dire vorrei io essere umiliato, vorrei io soffrire al posto suo. E così Dio non solo si sente, ma Dio ha dimostrato questo, non attraverso parole, ma attraverso fatti, mandando il suo figlio per noi. Ecco perché in Babilonia Dio sta soffrendo con te. Ed è vero, il suo progetto per te non è Babilonia, ma i fatti, l'atteggiamento, il nostro modo di condurci, le nostre convinzioni a volte non lasciano altra via al Signore. Dio non ci castiga con la gioia nel cuore. Dio, quando ci castiga, Lui è il primo che piange, è il primo che soffre, perché non è quello il suo proponimento per la nostra vita, ma Egli sa che quello poi è necessario affinché noi impariamo le sue vie e soprattutto impariamo chi è il Signore. E allora cosa pensi di Dio? Pensi che Dio è lontano? Pensi che Dio è così arrabbiato verso di te da lasciarti lì come in una pena carceraria dove dire sconta la tua pena, poi dopo ne riparliamo? Se tu sei in un carcere, Dio è con te nel carcere. Se tu sei nella sofferenza, Dio è con te nella sofferenza. Se sei nella malattia, Dio è con te nella malattia. Se sei umiliato, Dio è con te nella tua umiliazione. Se sei una persona oppressa, Dio è con te nella tua oppressione. Dio non ti lascia e non ti abbandona mai. Queste parole non sono rivolte a delle persone sedute in una chiesa, ma sono rivolte a delle persone che vivono in una cattività con la speranza falsa nel cuore di poter in un modo immediato, attraverso qualche leggero consiglio di qualcuno, uscire fuori da quella situazione. Ma Dio sta formando delle persone. Le parole di Dio e le promesse di Dio non sono estranee al nostro cambiamento. Quando Dio ti fa una promessa, poi ti trasforma affinché quella promessa si realizzi. C'è una promessa di Dio e in accordo alle promesse di Dio, Dio trasformerà la tua vita affinché quello possa diventare realtà. Ci sono storie meravigliose nella parola di Dio, e quando noi troviamo ad esempio Giuseppe che diventa il viceré d'Egitto e che davanti a lui si inginocchiano le persone, diciamo che cosa meravigliosa, ma ci dimentichiamo che ci sono stati degli anni di Babilonia, degli anni di sofferenza dove quest'uomo è stato spogliato, è stato distrutto nell'interiore per poi diventare quello che lui è. Dio ha trasformato Giuseppe affinché quelle promesse diventassero realtà nella sua vita. Le promesse di Dio sono promesse che dobbiamo, quando arrivano le promesse, dobbiamo avere una grande gioia ma anche un grande timore, perché sappiamo che da quel momento Dio si metterà all'opera per renderci capaci di adempiere quello che Egli ci ha detto. E tutto questo richiederà sempre una maturità, una trasformazione del nostro essere e della nostra vita. Noi dobbiamo capire che a un certo punto Dio dice: io ho dei pensieri. Io dei pensieri, e Dio dice: io so i pensieri che medito per voi. Ma qual è i pensieri di Dio? Cosa possono essere i pensieri di Dio? Vorrei pensarne assieme a te qualcuno. Ad esempio, Dio voleva che in Babilonia ci fosse una testimonianza. Quando sarebbero andati i giudei a evangelizzare in Babilonia? Quando sarebbero andati loro che pensavano che erano l'unica nazione al mondo, il popolo di Dio eletto, e che non dovevano dare queste cose a nessuno? Ma in Babilonia è cominciata a venire una testimonianza. Vi ricordate ad esempio della testimonianza che darà quell'uomo che si chiama Daniele assieme ai suoi amici? Vi ricordate che poi Daniele diventa un uomo così rappresentativo e così influente nella civiltà babilonese fino al punto da influenzarne le leggi anche a favore del popolo ebraico? C'è una testimonianza in Babilonia dove Dio permette che tu passi momenti difficili, perché in quei momenti difficili Dio vuole continuare a usare la tua vita per la sua gloria. Non dire: ormai sto in Babilonia, non posso fare niente. Fai tutto il possibile in Babilonia. Dio disse: comprate dei campi, costruite delle case, sposatevi, abbiate dei figli, cercate il bene di questa città. In poche parole, le promesse di Dio non ci devono lasciare sulle sedie. Le promesse di Dio ci devono chiamare a fare tutto quello che noi possiamo fare nei limiti che ci sono concessi. Dobbiamo fare il possibile e Dio si userà di noi per la sua gloria. Dio aveva stabilito una benedizione e una testimonianza in Babilonia. Nel capitolo 4 del libro di Daniele, ad esempio, c'è una storia che il re Nabucodonosor
divenne come un animale perché disse che lui era un dio. E Dio lo castigò e lo colpì. Ma sapete come finisce la storia, dove Nabucodonosor dice: io so che Dio è il vero Dio, il vostro Dio è il vero Dio. Un uomo che è venuto a conoscenza della verità a causa della testimonianza del popolo di Dio che era nel suo territorio. Noi non sappiamo perché Dio ci porta in Babilonia, ma continuiamo a testimoniare di Dio in Babilonia. Continuiamo a tenere alto il nome del Signore, nonostante le difficoltà e i problemi e tutto quello che noi possiamo trovarci a vivere, perché anche in quelle condizioni Dio si userà di noi. Dio permise che una ragazzina fosse così anche lei presa nella sua infanzia e condotta in Siria, nella casa di un uomo potente, il generale, il capo, il famoso Naaman. E questo Naaman era malato di lebbra e questa ragazza era deportata, non stava a Gerusalemme, non viveva nel Tempio, non viveva nel popolo di Dio, ma viveva come schiava nella casa del nemico del popolo di Dio. Eppure quando quest'uomo si ammalò, questa fanciulla disse: io conosco un Dio che ti può guarire, che può cambiare la vita tua. Quando sei in Babilonia, continua a testimoniare di Dio. Quando sei nella deportazione, quando sei nella sofferenza, quando sei nei problemi, non ti chiudere, non fare la vittima, non piangerti addosso, non recriminare, non mormorare, non criticare, ma testimonia di Dio. E Dio si userà di te anche in Babilonia. L'Iddio che è stato con te in Gerusalemme e l'Iddio che è con te anche in Babilonia. Gli amici di Daniele, anche loro stessi, cominciarono a testimoniare del Signore. E poi quello che vediamo, Dio dice: io so i pensieri che medito per voi. Questo io so, sapete che cosa significa? Tu non sai. Significa: io so, non preoccuparti, io so quello che è buono per la vita tua. Fidati del Signore, tu sei nel suo piano. E sei nel suo piano come un protagonista, non come una comparsa. Dio ha dei proponimenti per la vita tua. Stai tranquillo, sei una persona che dimora nelle sue vie. Il problema nostro, sapete cos'è? È che noi vogliamo confrontarci con l'intelligenza di Dio, con la nostra intelligenza. Ecco perché poi anche in Isaia sarà scritto: ma i vostri pensieri non sono i miei. Non possiamo intenderci con l'intelligenza, perché la vostra intelligenza è finita, è limitata, è contaminata, ma le vie di Dio sono più alte delle nostre, i suoi pensieri sono più grandi dei nostri. Ecco perché noi siamo chiamati a fidarci di Dio, anche se noi stiamo in Babilonia, anche se siamo in una situazione di difficoltà della nostra vita. Dio non ti vuole imputare i tuoi errori e non vuole metterti davanti e schiacciarti con un senso di colpa. Sì, ti ricorda, guarda che qui ci sei, perché qualcosa non è andato bene, però non temere, io ti porterò fuori. E qui io farò in modo che tu possa imparare la lezione, che tu possa essere formato, che tu non faccia più gli stessi errori, le stesse difficoltà che hai avuto nel tuo passato. E in questo modo Dio gli sta dicendo: io non ti lascerò, tu non sei dimenticato da Dio, tu non sei dimenticato. Ci sono momenti nei quali noi possiamo sentirci così. E in Isaia il Signore dirà: come, perché dici che io ti ho abbandonato? E addirittura il Signore dirà: io ti ho scolpito nel palmo delle mie mani. Dio pensa a te, il Signore sta pensando a te. Quando egli scrive Isaia: ti ho scolpito nel palmo delle mie mani, noi potremmo pensare a un tatuaggio, potremmo pensare a un marchio, a un timbro, a un nome scritto. Ma poi noi abbiamo capito che cos'è quello scolpire nelle sue mani. Ha una forma di chiodo. La nostra vita è scolpita nelle mani di Gesù, perché egli è stato inchiodato sulla croce per la nostra salvezza, per portarci fuori da Babilonia. Egli non ti ha mai abbandonato. E è scritto anche: Signore, ma tu mi hai dimenticato. E il Signore dirà: se anche tua madre, tuo padre ti avessero dimenticato, io non ti dimenticherò mai. Dio sta pensando a te, anche se hai avuto grandi delusioni, anche se le persone più vicino a te, tuo padre, tua madre, ti hanno fatto forse del male, si sono dimenticati di te. Dio ti dice: io non ti ho mai dimenticato, la tua vita è davanti a me. Gloria al Signore. Davanti a Dio noi non siamo un numero, noi non siamo
una matricola, non siamo un codice fiscale. Dio è colui che ci conosce personalmente e personalmente pensa a noi. Riposa, riposa in questa certezza, Dio sta pensando a te. Signore, ma io ho fatto degli errori, e questo poteva dire Sansone. Sansone, Signore, quante volte mi hai avvertito? Quante volte mi hai avvertito, Sansone, non giocare col peccato, non giocare col peccato, ma io, Signore, mi sono lasciato prendere. E poi, Signore, ho perso i capelli, e in quei capelli c'era la mia forza, Signore. E adesso, Signore, sono in un carcere. Adesso, Signore, sono limitato. Ma il Signore pensava a Sansone, pensava al suo riscatto. E mentre egli pensava che Dio fosse così lontano, non si accorgeva perché era cieco, ma man mano i capelli cominciavano a ricrescere. E Dio l'ha usato in un modo glorioso. Ed è scritto che nella sua morte lui ha avuto più successo che nella sua vita. Dio è stato con lui nel carcere delle difficoltà. Aveva sbagliato Sansone, ma Dio non l'ha lasciato. Lo stesso Elia se ne scappa depresso, se ne fugge nel deserto, ma il Signore è con lui nel deserto. E quando egli dice, Signore, io non ce la faccio, sono oppresso, sono in una confusione totale, Dio dirà, Elia, io ho per te dei pensieri meravigliosi, per darti un avvenire e una speranza. Il tuo cammino è lungo, il meglio lo devi ancora fare. Ho dei piani per la tua vita. Quando Giona stava nel ventre del pesce, lui diceva, è finita per me, ma Dio era lì, anche nel ventre del pesce. Lui ha incominciato a pregare il Signore lo ha ascoltato. E il Signore lo ha aiutato. Dio pensa a te quando pensi che non c'è più speranza, quando pensi che sei nelle tenebre e che ormai il pesce sta per ingoiare e per sciogliere la tua vita. Il Signore ti dice: io sto pensando a te. Tu sarai fra poco sulla spiaggia di Ninive, predicherai una predica molto breve, poco teologica, poco articolata, dirai solo 7 parole e vedrai 120.000 persone piegarsi, inginocchiarsi e riconoscere che l'Iddio del cielo è l'Iddio anche degli Assiri. Gloria al Signore. Dio è con te nelle tue difficoltà. Il suo pensiero eterno non esclude la sua contemporaneità per la tua vita. Che cosa significa? Significa che teologicamente sappiamo, Dio ha per me un piano scritto prima della fondazione del mondo. È come se Dio avesse caricato la nostra vita dicendo, adesso cammina, quando finirà la carica tu te ne tornerai a me. Dio ha dei piani per noi e li ha scritti prima della fondazione del mondo, ma Dio non sta lassù, Dio è qui, il Signore è presente. Abbiamo cantato più volte oggi Emanuele, Dio con noi, Dio non ti lascia in Babilonia, il Signore è vicino a te, io so i pensieri che ho per te. Significa che nonostante egli ha scritto qualcosa prima, egli non ha lasciato una lettera, un piano, una direzione, non è una caccia a tesoro dove Dio ti ha dato una mappa e ha detto cammina, ma Dio è colui che ti prende per mano e ti conduce. Dio non ti lascia e non ti abbandona nelle difficoltà della tua vita. Il Signore è vicino a te ora. Ora, Dio non solo dice che egli sta pensando a te, ma ti parla anche della qualità dei suoi pensieri. Dice, i miei pensieri non sono di male. Signore, mi stai punendo. Signore, mi stai castigando. Mi stai disciplinando. Signore, mi hai rigettato. Non sono di male. Non è scritto neanche di bene. Come è scritto? Shalom, di pace. Significa che il nostro bene, quello che intendiamo noi per bene, significa che noi non avremo mai nessuna difficoltà. Però a Babilonia può succedere che ti mettano nella fornace di fuoco. Perché succede a Babilonia? Però tu hai la pace e dici, io so che Dio mi libererà. Ma se anche non mi liberasse io ho la pace nel cuore. E così tu entri nella fornace di fuoco assieme ad altri due, insieme a te, e a un certo punto qualcuno li conta e dice, ma sono entrati 3? Sì, erano 3, ma io ne vedo 4. Che cosa è successo? È successo che c'è uno assieme a loro, è meraviglioso, è il Figlio di Dio che li sta proteggendo. Sono nel fuoco, ma i miei pensieri sono shalom, hanno la pace nel cuore. La pace nella loro vita, il Signore non ti lascerà. Può darsi che come Daniele a Babilonia ti succederà di essere buttato nella fossa dei leoni. Ma anche lì la pace di Dio sarà nel tuo cuore. Starai in mezzo ai leoni e vedrai come Dio chiuderà la bocca ai leoni.
Essi non ti faranno nessun male. In Babilonia, leoni feroci, ma hanno la bocca chiusa, perché il Signore è colui che è vicino a te. Io so i pensieri che medito per te, pensieri di pace, pensieri non di male. Il Signore ha questo per la vita tua, e anche in tutta la negatività di questo mondo, il Signore ti dà la sua benedizione. Nel mondo avrete tribolazione, ma abbiate pace nei vostri cuori. Pace, perché io sono con voi. Il Signore non ci lascia in Babilonia, egli ha pace. Quando Pietro ha tradito il Signore, si è trovato così una guerra interiore, una Babilonia interiore, ma a un certo punto il Signore è venuto a ristabilire la pace in questo cuore, una relazione. La stessa cosa ha fatto con Tommaso, dopo che Tommaso lo ha tradito, il Signore si è presentato: pace Tommaso, pace, metti il tuo dito nelle mie ferite, Signor mio, Dio mio, perdonami per quello che io ho pensato. Noi dobbiamo essere convinti che abbiamo ricevuto grazia su grazia, e devi capire che questi pensieri di Dio hanno uno scopo per la tua vita. In Babilonia Dio sta permettendo alla sofferenza di purificare la tua fede. Perché vedete, ci sono molte cose che noi accumuliamo e pensiamo che sia fede. È convinzione umana, non è fede. È nella prova che poi la convinzione finisce e la fede continua. Io so i pensieri che medito per te, pensieri di pace, non di male. Fidati, fidati, in questa prova io sto purificando la tua fede. In questa prova, dove tu ti senti così umiliato, l'umiliazione a volte ci fa diventare umili. Abbiamo bisogno di essere umiliati molte volte per diventare umili. Quando Nabucodonosor divenne come un animale, fu umiliato da Dio, gli crebbero unghie e così mangiava l'erba dei campi. E poi lui, quando rinsavì, l'umiliazione l'aveva trasformato in un uomo umile. L'umiliazione di Pietro: io sono il migliore, sono il primo, sono nessuno è come me. Poi divenne così umile: Signore, tu sai quello che valgo io, tu sai quello che è nel mio cuore, io non lo so più. Era così, così umile. E molte volte in queste prove, in Babilonia, l'umiliazione procura alla nostra vita un beneficio che al momento non viene compreso. Le convinzioni vengono frantumate, le nostre idee abbattute, e rimane la fede, quello che l'Apostolo Pietro dirà, più preziosa dell'oro, che viene purificata col fuoco e col fuoco della sofferenza. In Babilonia poi ti succede che tu puoi capire gli altri, perché sai riconoscere chi è in Babilonia, perché hai sofferto anche tu. Sai che cos'è la sofferenza, e allora cominci ad essere più sensibile verso quelli che si trovano in Babilonia. In poche parole, la pace di Dio è nei cuori. La pace di Dio però è nei cuori di chi la riceve. Non tutti quelli che erano in Babilonia poi alla fine furono benedetti da Dio, ma alcuni che erano in Babilonia sono morti per la loro ribellione, per la loro ostilità, per la loro incredulità. Essi non hanno creduto che ancora una volta dalla mano di Dio, hanno scelto di seguire profeti di prosperità, di successo, e hanno fatto una brutta fine tutti quanti. Ecco, la pace è per quelli che si umiliano davanti alla parola di Dio e dicono: Signore, portami fuori da questa situazione, non ce la faccio più, voglio vedere la tua gloria. Quando tu capisci tutto questo, allora cominci a realizzare che a un certo punto Dio dirà: i miei pensieri hanno uno scopo. Io ho una quantità di pensieri, ho una qualità di pensieri e uno scopo per i miei pensieri. I pensieri di Dio hanno lo scopo di darti un avvenire e una speranza. In poche parole, Dio ti sta dicendo: io non voglio che tu rimanga sempre in Babilonia. Prima o poi questo finirà. Dipende da te. Oggi tu potresti uscire da Babilonia. Oggi tu potresti uscire da Babilonia se confidi nel Signore, perché Dio ti ha destinato ad avere un avvenire e una speranza. Ecco, il meglio deve arrivare per la nostra vita, e arriva dopo i giorni di Babilonia. La Babilonia è determinata, ripeto, la quantità di tempo è determinata da noi. Per gli ebrei sono stati 400 anni nella schiavitù egiziana, 400 anni, poi è arrivata
la loro liberazione. Poi quelli che sono andati nel deserto, 40 anni, per 40 anni sono stati nella cattività del deserto a causa dei loro errori. Giacobbe ha dovuto lavorare 14 anni per avere come moglie l'amata Rachele. Ci sono momenti, ma poi c'è la chiesa di Smirne che ha dovuto soffrire solo 10 giorni e subito dopo è arrivato il tempo promesso. C'è un tempo nel quale la prova finisce, per un certo tempo, e dove noi veniamo portati nel riposo di Dio, nella benedizione del Signore, e allora tutto questo ci viene restituito nella nostra vita. Ma quello che vediamo è che si ristabilisce il nostro ritorno a Dio. Voi mi invocherete e io vi risponderò. Voi mi cercherete e mi cercherete con tutto il vostro cuore. Fratello, sorella, se stai in Babilonia, Dio ti dice: io sto pensando a te, non temere. Questo ha uno scopo, tutto questo ha un significato. Adesso non comprendi, poi capirai. Ma tutto questo serve, fidati del Signore. Sii una benedizione. Fai il meglio che puoi fare nella condizione nella quale stai. Non aspettare che la promessa si adempia, non aspettare il ritorno a Gerusalemme. Comincia, dice il Signore, a fare tutto quello che è nelle tue possibilità. Testimonia che tu hai un Dio meraviglioso. Testimonia quando anche sembra che tu non puoi fare tutto quello che vorresti. Comincia a fare il possibile, perché Dio sarà vicino a te. Sii paziente e fidati del Signore, perché tu uscirai da questa situazione. Perché? Perché il Signore è colui che pensa per te, colui che per te ha pensieri meravigliosi per darti un avvenire e una speranza. Ma tu ritorna a pregare il Signore come hai fatto i primi giorni della tua fede. Ritorna ad avere una passione nel tuo cuore per il Signore. E allora Babilonia sarà molto lontana. Tu vivrai nella presenza del Signore, nel Tempio di Dio, dove il Signore benedirà la tua vita. Gesù stesso ci ha insegnato questo. Lui stesso ha lasciato la gloria non di Gerusalemme, ma la gloria del cielo, e lui ha vissuto. Sapete, intrappolare Dio in un corpo umano, altro che Babilonia, Il figlio di Dio, il creatore del cielo e della terra, la parola per la quale noi abbiamo tutto, intrappolato in un corpo fisico, con le stesse passioni, le stesse necessità che noi abbiamo nella vita di Gesù. Ma Gesù ha fatto il massimo, Gesù ha fatto il massimo, anche quando era nel corpo umano, Gesù ha fatto il massimo. E quando è stato portato sulla croce, il Signore si è fidato ancora che sarebbe uscito da quella condizione, che quella condizione non erano i suoi peccati, erano i nostri, ma erano caduti su di lui. Ma egli sapeva che Dio aveva il meglio per la sua vita, ed è stato messo in una tomba, limitato nella tomba, ma il terzo giorno è risuscitato. E poi è salito nella gloria, alleluia. E in quella gloria, e da quella gloria, il Signore è vivo e vegeto, il Signore opera, il Signore è forte e onnipotente e onnipresente, ed egli è in mezzo a noi e ti dice oggi: figlio mio, figlia mia, io sto pensando a te. Ti ho visto nelle tue sofferenze, nelle tue domande, nei tuoi quesiti: perché, Signore, perché non posso questo, perché non posso quello? Ti ho visto, ti ho sentito. E ti sto formando, perché io ho dei proponimenti per la tua vita. Vogliamo alzarci in piedi? Alleluia. Gloria a Gesù. Sei in Babilonia, ma non diventare un babilonese. Sei nel mondo, ma non diventare un mondano. Sei in un carcere, ma non diventare un carcerato. Tu sei libero, perché il figlio di Dio ti ha fatto libero. Alleluia. Gloria a Gesù. Una direzione oggi per la tua vita. Per te che sei confuso, per te che stai in un momento di sofferenza, che forse dura anche da un certo tempo, per te che vorresti una soluzione facile e immediata, Dio ti dice: figlio mio, figlia mia, fermati, perché io non voglio mostrarti una soluzione, io voglio mostrarti la formazione che sto facendo nella tua vita. Questo richiede un tempo, un processo. Questo processo sarà velocizzato o rallentato dalla tua obbedienza o disobbedienza. Ma io non ti lascio e non ti abbandono.
Io ti ho preso, dice il Signore, ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. La vita tua è preziosa, io ti penso del continuo, sia quando sei a Gerusalemme, sia quando sei in Babilonia. Io sono sempre vicino a te. La tua gioia mi fa gioire, la tua sofferenza mi fa soffrire. Le tue lacrime mi fanno piangere, il tuo sorriso mi fa sorridere. Dio è in perfetta comunione con te. Dio ti ama di un amore immenso. Alleluia. La tua intelligenza è così limitata che non puoi comprendere quando la tua vita è preziosa agli occhi di Dio. Alleluia. In questi momenti il Signore ti dice che ti è vicino. Egli ti mette davanti agli occhi anche quelle che sono le conseguenze dei tuoi errori, ma non per schiacciarti, non per mettere il piede sul tuo collo come un vincitore, come facevano i babilonesi. No, Dio vuole dirti: guarda, figlio mio, figlia mia, vivere lontano da me porta a questo. Vivere nelle convinzioni della tua mente porta a questo. Il mio popolo pensava che mai gli sarebbe successo queste cose, perché erano convinti del loro tempio, della loro dottrina, erano convinti della loro religione, dei patti, e si dimenticavano che i patti li avevano rotti loro. Alleluia. Perciò mentre il Signore ti mette davanti i fatti che hanno determinato la tua sofferenza, ti dice anche: tutto ciò può contribuire a formare la tua vita. E oggi quale potrebbe essere il tempo d'uscita? Non ascoltare le false speranze, ma ascolta la parola di Dio. Figlio mio, tutto questo è stabilito dalla tua obbedienza. Potrebbe essere oggi la tua via d'uscita. Oggi. Ma il tuo cuore è così pronto oggi? È così umile, così sottomesso, così arreso? Ho bisogno ancora di lavorare nella tua vita fino al punto da frantumare quello che è il tuo orgoglio, quello che è il tuo pensiero, quello che è la tua convinzione. Sei tu che determini se saranno 40 anni, se saranno 400 anni, se 14 anni, se 10 giorni, se oggi. Sei tu che lo determini con la tua vita. Ma io ti amo, dice il Signore, io penso a te, io sono con te nella prova, nella difficoltà, io sono con te. Non ho pensato alla tua prigionia, ma io ho pensato al tuo avvenire e alla tua speranza. Ma la formazione, ho mandato i profeti, ho mandato la mia parola, tante volte, alleluia. Ma quel popolo disprezzò i profeti, rigettò la parola e si attirò il giudizio di Dio per mezzo dei babilonesi. Alleluia. L'umiliazione ti renderà umile. Alleluia. Ma tu testimonia, perché in questa situazione dove tu sei, non chiudere la bocca per la testimonianza del Signore. Perché a Babilonia si deve dare testimonianza. Alleluia. Fai il meglio e uscirai presto. Fai il meglio. Abita la città, compra dei campi, delle case. Cerca il bene di Babilonia, perché dal bene di essa dipende il tuo bene. Dio ti darà intelligenza per capire queste parole. Se il tuo spirito è così sottomesso alla voce del Signore, Dio ti aiuterà e ti guiderà. Gloria a Gesù, alleluia, nella tua sofferenza. L'amico tuo, quello che è stato familiare col dolore, ti può capire, ti può aiutare. Gesù ti può aiutare. Gesù che ha sofferto, ti può aiutare. Alleluia. Gloria a Gesù. Andiamo a preparare un canto al Signore e poi lasciamo che lo Spirito Santo possa operare ancora nei nostri cuori mentre siamo davanti al Signore. Alleluia. Oh, stai di buon cuore. Come sono stato con te a Gerusalemme, sono con te a Babilonia e ti riporterò. Alleluia. Oh, Dio sta aspettando
che di nuovo una passione si accenda nel tuo cuore, una passione per Dio, un amore per il Padre. Signore, grazie perché ho visto che non mi hai lasciato. Quanta pazienza hai avuto con me, oh Signore, quanta pazienza hai avuto con me. Com'è grande la tua misericordia. Adesso capisco, Signore, i tuoi pensieri per la vita mia. Non mi hai lasciato e non mi hai rigettato per sempre, ma mi stai formando, perché ci sono promesse per la vita mia, ci sono promesse per le quali non sono pronto, Signore, ma attraverso la tua formazione tu stai trasformando la vita mia. La cosa che a te più interessa è la mia relazione con te, oh Signore. E ogni volta che perderò quella, tu farei in modo che io possa capire attraverso i problemi, attraverso le circostanze. Quando Salomone si allontanò da Dio, man mano che gli si allontanava, Dio gli suscitava dei nemici. Ed egli comprendeva: questo mi succede perché sono lontano da te. E nel tornare a Dio, Dio riconciliava con lui anche i suoi nemici. Alleluia. Torna a Dio con tutto il cuore e Dio ti farà un bene che tu non immagini. Un avvenire così glorioso e così meraviglioso che Dio ti stupirà. Non pensare da babilonese, pensa da figlio di Dio, perché Dio è tuo Padre e la tua vita è nelle sue mani. Alleluia, adoriamo il Signore.